Una giornata speciale, anzi due giornate speciali, perché? Perché il 7 e l'8 marzo si celebra la terza giornata nazionale dei musei ecclesiastici italiani. I visitatori in questo ambiente, ci troviamo a due passi della cattedrale, lungo la via Montuoro, la strada in leggera salita a qualche metro dal corso Vittorio Emanuele, dicevo, i visitatori potranno ammirare, oltre ai reperti, agli arredi della cattedrale crollata nel marzo del 1996 e ricostruita in quasi 12 anni, potranno ammirare opere relative al culto di San Corrado, fra cui il braccio reliquiario in argento del XVII secolo, il putto in argento del 1715 che sosteneva le reliquie del santo, ma anche il saio utilizzato in occasione della ostensione pubblica del 1990 e la scultura in bronzo che riproduce il vero volto del santo. Questi sono alcuni dei cimeli, delle reliquie che sono in mostra per due giorni. Noi affrontiamo l'argomento, ma soprattutto vi facciamo vedere immagini inedite e importanti della storia della vita del santo, e quest'anno nel 2015 ricorre il quinto centenario della beatificazione. Lo facciamo con il presidente della cooperativa etica Ocdani, Salvatore Celeste. Ben trovato. Salve. Allora, due giorni importanti. Questa è la prima giornata. La gente accompagnata da te durante questa visita guidata potrà anche vedere il video storico relativo al recupero dell'arca del santo dalle macerie proprio della cattedrale. Sì, proprio dal crollo. Infatti qui siamo nella sezione Museo Cattedrale di Noto, aperta gratuitamente per questi due giorni come giornata museale della MEI, appunto per far riscoprire una storia che è quella religiosa, legata anche al nostro santo patrono, San Corrado Confalonieri, di cui quest'anno si festeggia il quinto centenario della beatificazione. Infatti rientra anche nelle manifestazioni del quinto centenario. Volevo farvi anche conoscere questo piccolo museo, davvero molto ricco. Qui siamo nella sala dei vescovi, da Monsignor Benditto, Monsignor La Vecchia, Monsignor Calabretta, quindi ci sono dei dipinti del 700-800. Poi ci sono le altre sale, la sala. Li scopriremo insieme. Ok, allora mi fermo qui. Salvo, ci siamo spostati negli ambienti più interni. Questa sala cos'è? Questa è la prima sala, quella dedicata alla Chiesa dell'Arco. Infatti, dietro di noi possiamo vedere l'organo settecentesco, che è il primo organo che è stato realizzato nella nuova città di Noto dopo il crollo del 1693. Poi ci sono diversi dipinti, di cui anche due dipinti che sono dei bozzetti del Costantino Carasi. Ci siamo trasferiti all'interno di un'altra sala, la sala degli argenti e la sala anche dei canonici. Perché insieme? Cosa rappresenta? Allora, la sala del canonico, perché il canonico era colui che gestiva la cattedrale, la chiesa madre, anche come il vescovo ha dei simboli, l'abito del canonico, come possiamo vedere con anche una veste con l'ermellino, e la mazza al posto del pastorale. Quindi era colui che comandava, diciamo, anche le economie della chiesa cattedrale.
poi degli argenti, perché ci sono gli argenti del Settecento legati a, appunto alla vita del canonico di quel periodo, argenti del Settecento con i paramenti del Settecento, tutti con i filamenti d'oro e ricamati. Abbiamo delle vere opere d'arte con le carte gloria, che sono degli oggetti sacri che servivano per dire messa nel periodo preconciliare, quindi quando ancora il prete dava le spalle ai fedeli e quindi leggeva i passi biblici. All'interno del Museo Diocesano, fra tutte le cose belle di una meraviglia splendente che vi abbiamo mostrato in apertura, c'è anche una sezione che è molto recente, perché ricorda il crollo della cattedrale, con quanto è andato distrutto, ma anche qualche reperto recuperato che in buona parte si è salvato. È così, Salvatore? Sì, infatti questa stanza è la stanza che, diciamo, racconta attraverso 20 pannelli il crollo e la ricostruzione della cattedrale di Noto, che avviene quasi in 7 anni, 3 anni di sgombro per capire le cause del crollo, 7 anni di ricostruzioni. In questa sala possiamo vedere dei reperti rinvenuti dopo il crollo e messi come reperti che trasferisce al visitatore quella malinconia dell'avvenimento tragico che è successo a marzo del 1996. Poi la parte più bella è gli ultimi pannelli con la ricostruzione e l'apertura del 2007. 13 marzo 1996, ore 22:15. A Noto è un mercoledì sera come altri. All'improvviso un rumore sordo seguito da un boato. La gente accorre, i primi sono i sacerdoti dell'adiacente vescovado. Si racconta che nessuno riuscì a trattenere le lacrime. Era crollata la cupola e con essa parte della navata centrale, quella laterale destra con il transetto e i pilastri. Le macerie riempirono le navate per un'altezza di 6 metri. Pulpito, altari minori, altri piccoli quadri, lampadari e tante altre opere d'arte arredavano la cattedrale di Noto, vero tempio di culto cristiano, forse testimone di una fede ed una grandezza dell'urbs ingegnosa d'altri tempi. Tutto è perduto. I sentimenti sono un misto tra rabbia, disperazione e rassegnazione. Data la dimensione della catastrofe, la macchina della ricostruzione si mise subito in moto. Quella che visitiamo adesso è l'ultima sala, è quella degli ambienti sacri, dove sono esposti e lo rimarranno per tutto il periodo dell'anno paramenti veramente fini e ricamati con puro oro e argento. Infatti sono filamenti che le suore, di solito erano le benedettine, andavano a ricamare, a ornamentare, diciamo, i paramenti che venivano donati alla chiesa. In questa sala possiamo vedere il velo omerale e con tutti gli altri paramenti sacri, la stola, il manipolo e così tutti oggetti ricamati fatti a mano attraverso le suore benedettine. Filamenti d'oro e filamenti d'argento, colori molto particolari, dal verde al colore corallo, al nero, quindi colori che ormai non si utilizzano più nelle processioni attuali, quindi sono davvero pezzi unici, ormai in disuso. Abbiamo anche esposte le mitre vescovili, che si riconoscono dagli stemmi che portano, gli stemmi vescovili che portano il simbolo vescovile, e invece le mitre dei canonici che non hanno simboli, quindi sono lisci, ma senza decori. Ti volevo dire, in queste due giornate di apertura della sezione del Museo Diocesano
tantissime persone sono venute a visitare gli ambienti. Ti sarai reso senz'altro conto dell'impatto del visitatore a sprigionare clamore, a richiamare particolare attenzione, quale sentimento è diffuso tra la gente e soprattutto l'ambiente che è più visitato. Allora, l'ambiente più visitato sicuramente è quello del crollo e della ricostruzione, perché per i netini riporta davvero indietro l'orologio temporale e suscita in loro ancora delle forti emozioni. Poi senz'altro gli oggetti sacri e soprattutto San Corrado Confalonieri che è il nostro padre protettore, che dove la devozione è troppo forte, troppo sentita. Noi in apertura abbiamo parlato di queste due giornate di apertura del museo diocesano, di questa sezione, anche perché sono due giorni con visite gratuite, ma c'è la possibilità anche durante l'anno di poter visitare questa sezione? Certo, il museo è sempre aperto, nel periodo estivo da maggio fino a settembre è aperto con gli orari pubblici dalle 10 all'1 e dalle 14 alle 18, invece nel periodo invernale in cattedrale ci sono sempre i ragazzi della cooperativa che a richiesta vanno ad ampliare la visita della cattedrale con quella del museo. Grazie Salvatore, grazie a chi ci ha seguito da casa, quindi per chi volesse ancora una volta vedere quelle immagini che sono indelebili nel ricordo di quanti hanno vissuto il dramma di quella notte del 13 marzo del 1996, il Museo Diocesano è aperto e vi aspetta.